tutti in questo video vedremo cos'è la motricità fine, l'importanza per lo sviluppo cognitivo del bimbo e delle attività per svilupparla. Il movimento fisico è molto importante per lo sviluppo della mente e soprattutto per lo sviluppo del linguaggio. La motricità fine ha a che vedere con il movimento delle mani, delle dita, dei piedi e dei muscoli del viso. Queste attività aiuteranno a sviluppare correttamente la motricità fine nel tuo bimbo. Questa attività si chiama disegnare con le dita. Per questa attività avremo bisogno di farina di mais bianca o farina di polenta, quella gialla, e anche granelli di grano saraceno. Useremo il tavolino dove mangia il bimbo come se fosse una lavagna. Dobbiamo ricordare che queste attività sono tutte interattive, quindi non bisogna mai lasciare il bimbo da solo perché si può affogare con i granelli. Questa attività si chiama presa manuale e per aiutare il bimbo a sviluppare la pinza. Useremo pasta e anche fagioli, lenticchie o ceci. Il bimbo deve prenderli e metterli nei barattoli. Più grandi sono i cereali, meno è il livello di difficoltà. Più piccoli sono i cereali, come se usiamo per esempio le lenticchie, più aumenta il livello di difficoltà. Possiamo cominciare con i fagioli e dopo aumentare la difficoltà usando le lenticchie o anche la pastina piccola per esempio. Se ancora vogliamo aumentare il livello di difficoltà, daremo al bimbo un cucchiaio, in modo che lui possa prendere la pastina, la farina con il cucchiaio e metterlo nei barattoli. Questa prossima attività si chiama nascondino ed è un'altra variazione di quella precedente. Nascondiamo i fagioli, le lenticchie o i ceci sotto la farina e il bimbo li deve trovare. Questa prossima attività si chiama classificare. Il bimbo deve ripartire, distribuire o raggruppare i cereali. Possiamo usare una scatola di uova. E per aumentare il livello di difficoltà usare diversi cereali. In questa attività comincerà anche a sviluppare la nozione di numero e di quantità. Questa attività riguarda la precisione. Più grande è l'oggetto che deve inserire il bimbo nella bottiglia, più facile è. Per aumentare il livello di difficoltà inizia con i cereali grandi per dopo usare i piccoli. Quest'ultima attività si chiama impronte. Il bimbo deve usare i cereali o la pastina come un timbro nella plastilina. Questo serve per aumentare la forza nelle dita. Per oggi è tutto amici, io spero vi siano piaciute queste attività, se è così datemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete il video e vi consiglio di visitare il mio sito stimolazioneinfantile.it. Vi consiglio anche il mio libro Stimolazione Infantile Edizioni San Paolo. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Adios amigos!